Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Avevo un sogno dentro il cuore e solo adesso è realtà. È ritornato lo scudetto che abbiamo vinto tanti anni fa. Sono felice più di allora, ma scendo in piazza a festeggiare. Azzurro, questo scudetto è tutto azzurro, è bello per me. Mi accorgo che questa squadra di sicura meglio che c'è. E allora diciamo grazie al presidente e al nostro allenatore. Ma il grazie più caloroso e più festoso ai calciatori va. Azzurro, tutte quartiere sono azzurre e belli avere. Striscioni, mille bandiere, tricolori appesi perché Spalletti ci ha regalato questo sogno immenso per me e per te. E il grazie più caloroso, il più festoso ai calciatori va. E il grazie più caloroso, il più festoso ai calciatori va. Amici sportivi, buonasera, questa è una serata speciale, una serata magica perché ci ritroviamo al termine di questo campionato e in realtà mancano ancora varie giornate alla fine con il Napoli campione d'Italia. Oggi è 5 maggio 2023, ieri 4 maggio 2023 il Napoli ha scritto la storia, una storia attesa per 33 anni durante i quali il Napoli più volte ad onor di cronaca ha sfiorato lo scudetto e poi per qualche motivo o per altri non ci è riuscito. Invece questa nuova squadra, nuova tra virgolette perché poi porta sempre qualche giocatore degli anni passati ma rinnova gran parte del parco attaccanti, difensori, centrocampisti, riesce a vincere lo scudetto. L'ha detto ieri De Laurentiis che vince lo scudetto attraverso la collettività del gruppo. Il presidente ha posto l'attenzione su questo punto e io penso che sia un punto cruciale da sviscerare. Nel Napoli di qualche anno fa probabilmente il valore della rosa era assolutamente superiore a quello attuale, se solo pensiamo ai grandi calciatori che ha avuto il Napoli negli ultimi anni. Eppure qualcosa è sempre andato storto. Invece questi ragazzi si trovano a mente libera, con non troppe pressioni da inizio del campionato. Come ha detto Spalletti, nessuno credeva che il Napoli potesse arrivare al primo posto e il Napoli non era data assolutamente come squadra favorita e come squadra possibile che entrasse in Champions, vista la campagna acquisti apparentemente scadente valutata da noti opinionisti che hanno insolfato sul fuoco. E il Napoli quindi si trova a un
traguardo storico con una squadra quasi completamente rinnovata. Una squadra dove prevale la collettività e non più le individualità. Ogni riferimento quindi di De Laurentiis è puramente casuale. Un grande scudetto che arriva addirittura con varie giornate di anticipo. Infatti l'ultima partita sarà il 4 di giugno 2023 e il Napoli, con un mese esatto dalla data scudetto, riesce a festeggiare con grandissimo anticipo. E forse con un anticipo ancora maggiore era presagita, ecco, l'idea di poter vincere questo scudetto, se solo pensiamo ai festoni che erano stati messi in strade, piazze, in tutta la città di Napoli. Venendo ai singoli giocatori, partirei dal portiere per ecco, tendere le lodi a questo gruppo, a questa squadra. Meret, che si è dovuto sopportare una spada di Damocle che è stata fin troppo pesante su di lui, se solo pensiamo ai vari accostamenti che ci sono stati sul mercato nell'ultima sessione di calciomercato estivo, pensando a Kepa, a Navas e a Meret, che quindi era stato bocciato e si riteneva che non potesse sostenere un campionato all'altezza. Eppure Meret, con i suoi interventi, con la sua professionalità, col suo lavoro, con la sua costanza, con la sua dedizione, è riuscito a tenere sempre viva l'attenzione e a salvare la porta in ripetute occasioni, regalando tanti punti che sono stati fondamentali al Napoli. Anche Gollini, un portiere che il Napoli prende a gennaio, si è poi dimostrato un portiere altamente funzionale. Di Lorenzo, o capitano, mio capitano. Quando si dice questo, si ha il riferimento a un profilo di giocatore perfetto che incarna tutti gli aspetti non solo dell'atleta ma anche dello sportivo e dell'uomo. Un padre, un compagno di gioco molto apprezzato dal resto del gruppo, amato dal gruppo, un capitano ideale, un ragazzo che non ha mai utilizzato una parola fuori posto in tutti questi anni di Napoli e che diventa capitano soltanto dopo le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly. Un capitano che poi in un solo anno è riuscito a prendere in mano tutto il gruppo, a ripartire da zero e a portare la squadra verso lo scudetto. Rachmani invece, grandissima sorpresa, si conosceva il calciatore e le sue doti tecnico-fisiche, ma non si credeva che potesse avere un rendimento così brillante durante la stagione. Kim invece non era tanto poi una sorpresa per gli esperti del calcio internazionale. Già in Turchia aveva dimostrato grandissime cose al Fenerbahce e si è dimostrato ancora più superiore rispetto a quanto visto prima in questi anni. Mario Rui, Oliveira, ottime sorprese, ottimi rendimenti, soprattutto Oliveira, grande sorpresa per il Napoli, che riesce ad alternarsi con Mario Rui nel modo più funzionale e attento, oculato possibile secondo la gestione dell'allenatore. Mario Rui che finalmente, dopo tanti anni di assoluto dominio su quella fascia, assoluta titolarità, riesce finalmente ad esprimersi al meglio, perché per la prima volta gli viene dato un cambio adeguato per potersi riposare. Il centrocampo è stato il fulcro del gioco del Napoli di quest'anno e l'ha dimostrato Lobotka con la metamorfosi che è passato dal brutto anatroccolo al cigno bianco splendente, dal brutto anatroccolo di Gattuso al grande cigno che oggi primeggia e scandisce con i suoi passaggi il ritmo del centrocampo. Ricordo un po' Ciccio Romano del Napoli, che vinse lo scudetto in quanto era il regista che mancava al Napoli. E poi è molto bella ricordare questo paragone, questa analogia. È riuscito a prendere in mano tutto il centrocampo. Anguissa e Ndombele, ottimi, soprattutto Ndombele, che veniva da un momento duro, è riuscito durante questa stagione, con il lavoro duro e costante, soprattutto quello che gli mancava nelle stagioni precedenti, dove di costanza ne ha avuta ben poca, è riuscito anche lui a essere funzionale al gruppo. Forse Ndombele non sarà rinnovato in vista del grandissimo prezzo del cartellino, ma
Si vedrà sul calciomercato più avanti, sicuro a fine campionato. Anguissà, una diga, un calciatore che spezza i ritmi di gioco avversari e che riesce con la sua possenza fisica a essere sempre in prima linea, a garantire gioco e soprattutto compattezza al gruppo del centrocampo. Zielinski invece merita una menzione a parte perché dal punto di vista tecnico è uno dei calciatori più brillanti e migliori in Europa. In Italia soprattutto ha dimostrato in questi ultimi anni di essere un calciatore al di sopra della norma tecnica, che però purtroppo nel finale di stagione spesso e volentieri è calato. Infatti nelle ultime partite è stato spesso sostituito o non lanciato da titolare proprio nel momento fondamentale della chiusura dei giochi del Napoli. Un calciatore che incanta quando gioca, ma che in alcune volte diventa discontinuo. Un grande 7,5, vista la stagione che può diventare 8 in ottica di scudetto, io glielo darei. L'attacco invece con Politano e Lozano sono stati ottimi nello scambiarsi durante tutto il campionato, riuscendo sempre ad alternarsi e a creare le varie occasioni di gioco tra assist, gol e passaggi determinanti che hanno portato il Napoli ad essere sempre in prima linea. Osimhen, menzione a parte. Se oggi Osimhen è questo, merito del lavoro e soprattutto di Spalletti. Osimhen era un calciatore discontinuo, troppo rabbioso. Scolasticamente si potrebbe definire scarso nell'attitudine del lavoro, invece con Spalletti è completamente cambiato. Un duro lavoro che ha fatto Spalletti non solo sulla sua testa, non solo sulla sua psiche e comportamenti, ma soprattutto poi dal punto di vista tecnico-tattico, Spalletti l'ha reso un calciatore veramente mostruoso. Era un diamante grezzo che doveva sbocciare ed essere reso ancora migliore. Kvaratskhelia, una grandissima sorpresa. Lui sì che era una sorpresa a differenza di Kim, perché Kim era conosciuto, Kvaratskhelia invece no, e ha incantato non solo l'Italia, ma anche il panorama europeo. E quindi Kvaratskhelia, un calciatore importantissimo per il Napoli, e gli avversari provano in tutti i modi possibili a studiarlo, a raddoppiarlo, non ci riescono. Qualche volta ci riescono, ma poi subito dopo vengono annichiliti dalle sue giocate e dalle sue finte. Calciatori importantissimi a questo gruppo sono stati poi Elmas, Raspadori e Simeone. Tutti calciatori che hanno garantito al gruppo non solo la compattezza, ma soprattutto l'essere riusciti a alternarsi nei momenti più difficili della stagione. Si sono fatti trovare pronti con la loro serietà, con il lavoro, lavoro e tanto lavoro che ha chiesto l'allenatore e che è riuscito ad ottenere grandissimi rendimenti. Un saluto a Claudio Scalona, Buonasera. i nostri ospiti. Qui in studio, Claudio, partirei subito da te. Una considerazione su questo Napoli, una stagione da incorniciare. Sei sorridente come i Meravigliosa, è un calciatori di un sogno, sogno. è un sogno. Io devo dire la verità, immaginavo, mi ero affidato alla società De Laurentiis, a Giuntoli quest'estate, chi mi conosce lo sa. Perché in tanti erano contro, il cambiamento è stato forte, si doveva fare. Era arrivato a un certo punto, non si riesce a, eravamo arrivati vicino a uno scudetto, ma il cambiamento era da farsi, come ha detto anche De Laurentiis qualche giorno fa. E quindi io mi sono fidato, non ho criticato, perché credo che Giuntoli e De Laurentiis sia una coppia perfetta e spero che continuino ad andare avanti. E quindi sono felicissimo e ti ho ascoltato attentamente e sono pienamente d'accordo di tutta la descrizione bellissima che hai fatto, perché mi hai fatto ricordare, mi hai fatto emozionare tante cose belle di questo campionato che abbiamo vissuto, emozioni stupende. Non lo so se capiterà più di avere queste grandi emozioni, vinceremo altre cose probabilmente. Io pensavo che Che sia ero. l'inizio di un percorso, però. Infatti, che Non sia la fine, ma l'inizio di un percorso con questi buoni l'inizio. propositi. Sì.
pensavo che lo scudetto precedenti che io ho vissuto ero già a grandi età, fossero irripetibili, invece questo è stato più bello di tutti e tre. Claudio, a te che sei il padrone di casa, lascio l'onore di presentare i tuoi ospiti al tuo fianco. Io ho fatto un editoriale. A me faceva piacere che stasera... Devi essere tu, in quanto padrone di casa, allora, a presentare anche sì, gli ospiti. Allora, io vorrei presentare prima Marina, perché Marina, lei lavora sempre dietro le quinte, fa sempre un bel lavoro... E Gilda non si dispiace perché lo facciamo sempre insieme. Marina ha veramente tanta esperienza perché lei è la figlia del grande Rosario Rivelino e quindi ha vissuto dietro il mister che cambiava città e ci potrà raccontare delle sue esperienze, tanti aneddoti, e c'ha anche tanta conoscenza del calcio perché lei è andata e girato sui campi. Salve, buonasera, sì, sono contentissima e vi posso dire che è una grandissima emozione. Finalmente questo scudetto dopo tanti anni. Nell'87 avevo solo 10 anni, nel 90 non ero a Napoli per motivi di lavoro di mio padre. E posso dirvi di aver vissuto anche un po' il Centro Sportivo Paradiso. Questi ricordi sono commoventi di quando andavo proprio lì sul campo, in sede. Lì c'era Maradona, una rosa davvero grandissima, e quest'anno è stata una grande soddisfazione. Vi posso dire una soddisfazione per mio fratello, per mio nipote che hanno seguito in Napoli con grande attenzione, si sono emozionati fino alle lacrime per la vittoria del Napoli a Torino con il bellissimo gol di Raspadori. È una gioia immensa. Io ho capito subito che c'era qualcosa di speciale. Già mi sentivo proprio in ottica scudetto dopo quella devastante vittoria, diciamo, con quel gol stupendo che di Osimhen contro la Roma, quella che abbiamo vinto 1-0. Poi la vittoria sulla Juve 5-1. Con la Roma stiamo parlando del 28 ottobre. Sì. 1-0. 28 ottobre. Io chiedo scusa, però lo devo dire. C'era una puntata dopo la Roma che tu sei venuto e io ti dissi, forse non lo so, sono esagerato, però ti dissi: ma ci siamo cuciti un pezzettino di scudetto. Sì, è vero, me la ricordo. Ti ricordo? È vero, me la ricordo questa domanda. Io penso che il Napoli questo pezzettino di scudetto se lo sia cucito partita dopo partita. Non ci sia stato un momento specifico in cui se l'è cucito, perché Napoli ha dimostrato grande, dicevo in apertura dell'editoriale, una grande costanza in tutto il rendimento, in tutto il percorso, soprattutto se pensiamo che nella prima parte del campionato il Napoli già era primissimo, e per prima parte del campionato stiamo parlando del pre-mondiale, quindi esattamente a novembre il Napoli era primissimo assoluto. E già lì si aveva una grandissima impressione che Napoli potesse vincere lo scudetto. Poi a gennaio sono ripresi i giochi e lì è venuto il bello, perché dopo la sconfitta con l'Inter la squadra ha avuto quel momento in cui ha avuto quella prima vera scossa, è prevalso, ecco, lo spirito di gruppo, e poi è stato dimostrato lì contro la Juventus, la gara a cui Marina faceva riferimento. Sì, io volevo fare questa domanda: quando vi siete accorti che era l'anno giusto? Cioè, qual è stata la partita? Io lo so qual è stata la partita, ma Gidda. Infatti seguivo Dario che diceva queste cose, in realtà concordo, questo è stato uno scudetto veramente cesellato e costruito gara dopo gara, sempre più convinzione, perché effettivamente il Napoli quest'anno, a differenza delle altre squadre che non sono state continue, anche avendo magari organici anche più forti sulla carta, forse più completi, non so, anche se alla fine la completezza che ha avuto il Napoli francamente non l'ho vista in giro, però non hanno avuto continuità, cosa che avevano magari gli anni passati, e invece eravamo noi deficitari. Quest'anno niente, il Napoli è stato veramente una corazzata, non Potionchi. Però quindi
Però devo dire la verità, 5-1 alla Juve mi ha fatto, cioè, la scossa. Aspetta, non lo dire, perché io lo so quale partita dici. Io lo metterei tutto su un po', mi gioco tutto, no? Perché vedo che Dario si sta già, perché vuole dire la sua partita, io già non so qual è. Una Dimmi. In particolare. Io la so. Dai. Per me quella. È Napoli-Roma. Il gol di Napoli-Roma nel finale di Simeone. No, non è quello, allora, ho sbagliato. Le partite sono due, dal mio punto sono due. Napoli-Roma è la dimostrazione di un percorso che stava facendo il Napoli e del ritmo che stava avendo. Il Napoli, nella prima vera partita che io ho creduto che potesse esserci lo scudetto, è esattamente dopo la Juve, dopo il 5-1, per un semplice motivo: per essere riusciti a creare per la prima volta una vera e propria spaccatura all'interno della classifica. In quel momento il Napoli riuscì per la prima volta a creare proprio un buco, un divario, un gap tra sé e le altre squadre inseguitrici. La seconda partita è la trasferta con il Sassuolo. Ecco. È una partita che passa spesso inosservata. Hai ragione. Ma è una delle partite che per il Napoli è stata la rogna ripetuta in tante stagioni, in tanti anni. E lì il Napoli ha dimostrato di poter vincere quella partita già non solo dal primo tempo, ma con due gol che furono pazzeschi, soprattutto il gol di Osimhen sul primo palo. Bellissimo. Che Carega, parlando in una intervista, sfrutto anche l'occasione per lanciare il libro che abbiamo scritto con Gianfranco Coppola, Campioni per sempre, già disponibile in tutte le librerie e acquistabile su Amazon, quindi andate a vedere questo titolo, Campioni per sempre, con la prefazione poi dell'arcivescovo Crescenzio Sepe. Se non ce l'ho fisicamente qui è perché veramente il Napoli ha bruciato talmente tanto i tempi che noi siamo stati costretti a fare una maratona veramente pazzesca appresso al Napoli. Non lo sapevo, veramente. E quindi ti ho dato questa notizia. E ovviamente vi invitiamo a comprarlo, perché i ricavati andranno alla Casa di Tonia, che è la attività che il cardinale Crescenzio Siepe ha sempre portato avanti per beneficenza. Bello, e quindi vinciamo non solo sul campo ma anche nella solidarietà. Bellissimo. Questo deve essere il messaggio di questo libro. E dicevo, la partita poi con il Sassuolo, perché è stato il primo vero momento dove il Napoli ha dimostrato di poter vincere anche quelle partite che nella storia aveva avverse e che ha avuto sempre, sai, difficoltà a superare. Là il Napoli quella sera fu devastante. Allora quello fu il secondo campanello, non d'allarme chiaramente, ma forse sì, ecco, d'allarme per le altre squadre, che il Napoli era lanciatissimo. Era cambiata la musica ormai, molto, vero? Finalmente, dopo... Posso farti una domanda, Dario? Visto che stiamo parlando di tutte le cose belle che ha fatto il Napoli finora, io sono già proiettata nel futuro, come credo anche il presidente, dalle cose che ha detto, lui pensa come prossima tappa la vittoria della Champions. E io ce lo vedo, questo Napoli è una squadra molto europea, non l'abbiamo visto quest'anno? Sì, il passo che dovrà fare il Napoli in questo momento è di diventare un club internazionale a tutti gli effetti. Non lo è ancora? Non che non lo sia ancora, ma deve fare lo step importante, fondamentale, che le altre squadre, Milan, Inter e Juve, hanno già fatto da tantissimi anni. E quindi che il Napoli sia la novità che vince lo scudetto e che abbia fatto una Champions così importante, deve adesso diventare una realtà concreta che si ripete anche nei prossimi anni. Per questo il Napoli deve lavorare non solo sull'internazionalizzazione del club, del marchio, già ci sta lavorando tanto con la vendita delle magliette all'estero, con il marchio di Emporio Armani, dove per la prima volta si è messi in proprio, e bisogna continuare su questo punto di vista, perché il Napoli adesso ha bisogno di essere conosciuto in questo momento dal resto del mondo per la bellezza del calcio che esprime, cosa che Juventus non esprime, Milan non esprime, l'Inter
ha 700 milioni di debiti, e quindi se pensiamo a una meritocrazia sul campo, il Napoli questo scudetto l'ha stracciato, perché il Napoli questo scudetto l'ha vinto senza budget, l'ha vinto anticipando il salary cap che arriverà adesso dal prossimo campionato, il tetto al monte ingaggi, il Napoli l'ha anticipato addirittura di un anno. Invece l'Inter continua ad avere 700 milioni di debiti. Il Milan prova a risanare con ricapitalizzazioni continue e non ci riesce ancora, con vendite da un presidente a un altro e non conosciamo ancora la faccia del presidente del Milan. E questa è una cosa altamente preoccupante. Invece un tempo c'erano Berlusconi, Moratti, adesso allo stadio si fatica addirittura a vedere il presidente, che è l'emblema di rappresentanza di una società. E per questo il Napoli in questo momento deve sfruttare questo vantaggio che le altre squadre adesso non hanno più, perché si sono indebitate talmente tanto e non riescono più ad essere all'altezza della competitività, perché hanno sbagliato tutto in questi anni. Hanno vinto in modo anche molto discutibile, come la Juventus, che adesso non lo dico io, ma la Juventus si trova non solo costretta a subire il secondo processo che potrebbe valutare anche l'esclusione della Juventus al campionato di Serie A, portandola in B, e poi si è trovata ad affrontare il processo sulle plusvalenze. E la Juventus per 8 anni ha vinto in Italia. Il Napoli adesso deve rappresentare quel simbolo di rinascita che serve per dare una faccia nuova, pulita, al calcio italiano. E voglio dire soltanto una cosa in chiusura, che grazie al Napoli adesso sembra un paradosso quello che dico, perché le altre squadre quest'anno sono andate benissimo in Europa, invece grazie al Napoli che sono andate bene, perché il Napoli è riuscito a creare un divario talmente ampio sulle altre che le altre si sono dovute necessariamente concentrare in campo europeo. E infatti vedi che la Juventus è uscita dalla Champions, ma in Europa League sta cercando di lottare fino alla fine ed è in semifinale. La Roma stessa identica cosa, la Roma non faceva la semifinale da un sacco di anni con il Liverpool dove perse. L'Inter e il Milan sono in semifinale di Champions e la Fiorentina è in semifinale di Conference. Quindi vuol dire che il livello tecnico della Serie A non avrà i top player, ma un livello tecnico buono è migliorato, e gran parte di questo lo deve al Napoli, che non è in semifinale di Champions, ma ha vinto uno scudetto in modo perfetto. Benissimo. E non è in semifinale di Champions anche per qualche arbitraggio di studio. Io posso dire la mia, a proposito di internazionalità, Chris Martin, il leader dei Coldplay, ha scritto proprio sui social che non vede l'ora di suonare con il gruppo, che è proprio internazionale ma è mondiale perché suona dappertutto, di poter suonare qui al Maradona a giugno. E Sorrentino sta realizzando un film e voleva proprio fare le riprese durante lo scudetto. Denzel Washington ha girato un film a Napoli e da poco su YouTube sta girando il trailer, e già c'erano state delle riprese per lo scudetto. Ormai Napoli è internazionale, anche una grandissima emittente inglese, che non dico il nome che adesso seguirà l'evento di domani, proprio ha realizzato un servizio, uno speciale con tutti i tifosi, anche da un punto di vista culturale. Napoli viene riscoperta da tutto il mondo, non è più una città di passaggio, ma c'è la gente proprio che viene a visitare tutti i monumenti. Noi abbiamo anche un'eccellenza davvero mondiale, il Museo Archeologico Nazionale. E non so, vi posso dire l'ultima cosa, la ciliegina sulla torta: a giugno il Louvre ospiterà diversi dipinti, non so quanti, del Museo di Capodimonte. C'è questa sinergia tra Napoli e Parigi. Bellissima. Napoli sul tetto del mondo. Buonasera. Infatti. Bellissimo. Sorro.
Roberto il poetazzo che ha già scritto sti canzoni per il Napoli campione, sta bella società, ma bravure sti guagliuni, per suo sogno affascinante, la città è pure cemento, per l'orgoglio da staccare. Quando la gente mezza via, sono tutti in allegria, stanno tutti a festeggiare, Osimen o Maragià, e Beniamino dei tifosi, sta bandiera nigeriana, nelle sue vene sangue azzurro, certamente scorrerà. E Naril quando corre, non ci vanno più a fermare, quando arriva innanzi a porta, i portieri sanno sta. Sta pure una d'amica che si chiama Cravascheria e purissa mi zucampo ci fa sempre a recriare, butta palla innanzi a rete, scarta sempre il giocatore e alla fine della corsa o pallone in rete va. Come sempre, forza! E ho detto tutto. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano.